in questo momento tutti devono dare una risposta, quindi tutti devono sentirsi coinvolti ed essere coinvolti. Si è tenuta ieri pomeriggio presso la sala stampa del Pallabarbuto la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Gevi Napoli Basket, Maurizio Buscaglia. Si è parlato tanto con il nuovo coach partenopeo, si è puntata l'attenzione su molti aspetti. Il primo è quello della sfida. Sono molto contento di accettare questa sfida, ringrazio il club per aver puntato su di me, ha detto il coach barese. È una sfida impegnativa da giocare, ma sarà una bella sfida. Il secondo invece è stato molto più concreto, si è puntato dritti all'obiettivo salvezza. Il coach ha detto: sono qua per dare il massimo, per centrare il nostro obiettivo, ovvero la salvezza. Bisogna tenere i piedi ben saldi a terra. Interrogato dai giornalisti in sala stampa sulla squadra, coach Buscaglia ha risposto così: ho le mie idee di pallacanestro, ma ovviamente dovrò essere bravo ad adattarmi alle caratteristiche del team. Adesso conta solo la squadra, conta soltanto Napoli, non i singoli elementi. Inoltre, in coda alla conferenza stampa, il coach si è soffermato sui tifosi. Queste le sue parole: ai tifosi non posso promettere altro che il massimo impegno. Dobbiamo guadagnarci il loro sostegno, con la certezza di vivere tutti insieme grandi emozioni al Pallabarbuto e dimostrando soprattutto di meritarci la maglia che indossiamo. In questo momento tutti devono dare una risposta, quindi tutti devono sentirsi coinvolti ed essere coinvolti. Io credo che ci debba essere la capacità di essere sempre forti nel campo ogni volta, quindi si gioca un po' di meno e si alza l'intensità. È una cosa che è collegata all'entusiasmo, è una cosa che è collegata al voler pensare di far bene, è una cosa che è collegata a dover essere duri, solidi in campo, ma con lo spirito giusto. Quindi è una cosa che mi piace. Spero che lavorando, ma come è già successo, lo avete già visto, la squadra possa dimostrare un po' di qualità, possa riuscire a ritrovare qualche guizzo che avete già visto, perché c'era. Io eredito un gruppo che è allenato, che è stato allenato, che ha le sue caratteristiche, che ha fatto un percorso, quindi da quel punto di vista insomma ci tuffiamo in questa realtà. Sono molto molto contento, ringrazio il club, il presidente, il direttore sportivo di avermi chiamato. Sono molto contento di accettare la sfida. Non sono cose che uno fa perché le deve fare, sono cose che uno fa perché le sente sulla pelle. Non sono cose obbligatorie, non sono esigenze, sono desideri di voler partecipare di un progetto, di qualcosa, anche di un momento. Essendo un momento molto delicato, non possiamo nasconderci che è una sfida. Però, viva Dio, le sfide sono belle, fanno parte del nostro mestiere e ci sono dei momenti in cui vanno colte, proprio perché nell'insieme è tutto bello, nel momento attuale c'è una sfida assolutamente da giocare. Quindi è per quello che dopo il nostro incontro, il nostro dialogo, ti prudono le mani e dici: sì, io questa cosa qua sai che mi piace. E quindi sono qua per cercare di dare il massimo per portare la barca in porto, se posso usare questo modo di dire, nel senso che dobbiamo avere i piedi molto per terra e ancorati a dove dobbiamo andare, cioè a salvarci. Tra le varie tematiche toccate in conferenza stampa, coach Buscaglia ha parlato anche del calendario. 9 partite molto difficili che attendono Napoli da qui alla fine della stagione, la prossima già sabato contro Tortona. Tosto, calendario tosto, aggiungo io, scusami se ti aggiungo tosto, è tosto, certo, ma il fatto che sia tosto fa parte della sfida che dicevo prima, del fatto che senti che bisogna farlo per poi. Io non ce la faccio veramente a pensare, so bene, perché abbiamo parlato col presidente tanto, abbiamo a un certo punto, sai, ti fermi e dici ok, per poi andare, però in questo momento la mia testa è veramente a domani, a dopodomani.
dopo si torna da Tortona a lunedì, a martedì, non, veramente è così. Allora siamo con coach Buscaglia, benvenuto a Napoli, le tue impressioni, i tre allenamenti e poi subito la partita con Tortona. Sì, sì, grazie intanto per il benvenuto, sono veramente molto contento, è una sensazione che ho avuto subito al primo contatto, trovando feeling che mi ha permesso di pensare che era una sfida da giocare, da affrontare, niente di per forza, niente perché bisogna, ma veramente perché c'è il desiderio di farlo. Ho trovato disponibilità, i ragazzi si stanno impegnando molto, c'è molto da fare, però dobbiamo lavorare azione dopo azione. Subito arriva la partita da far tremare i polsi, Tortona, la rivelazione del campionato, la squadra costruita tra l'altro molto bene, con grandi investimenti, ha conteso addirittura la Coppa Italia a Milano, quindi subito un battesimo di fuoco per alla fine è bene così, perché il desiderio di competere bisogna mettere in campo subito. Se riusciamo a competere con squadre così importanti, veramente molto ben allenate, presenti, lunghe, complete, bene, dobbiamo metterci alla prova del resto. Hai trovato una squadra sicuramente non con grande fiducia dopo 9 sconfitte in 10 partite, il compito è anche di carattere psicologico, immagino, no? Ti dico sì, a tutte e due. Ok, allora un saluto agli ascoltatori e ai telespettatori di Pianeta Basket TV, dai, da Buscaglia. Io certo, molto volentieri, noi cercheremo di dare il massimo, tutti coloro che sono collegati a Napoli spero che possano seguirci, noi dobbiamo meritare questo. Ma insomma la compattezza che alle volte si chiede di una tifoseria intera, di una squadra intera, di tutti quanti. Un saluto a Pianeta Basket TV, dai. Un salutone a Pianeta Basket TV, perché lo guardo, quindi voglio dire, lo saluto ben volentieri. Grazie, grazie. Grazie.